se non funziona io vado qui. Hai capito? E questo non funziona subito quando... Dai te. Aspetta questa com'era? Forse meglio di no qua, eh? Subito vai a te. Ah sì! Anche se non intendi troppo alare strane gambe. Buonasera. Buonasera. Posso ricordo da sera? Siamo grepi. Dopo 10 anni, grazie a ragazzi, ho visto ragazzi, senza culpa, senza niente, quando io mi strappavo, sai, con un braccio, per il collo, sono due mosse, come ti metti il capo, sarebbe tutto palestinese, però mi la luce, sento che qua, che dice, invece là di andare dalla polizia, che non è per conto penale, io frequento qui la palestra. Che ho le cose che per uccidere, eh? Questa è un'arpa da... Questa è tutta presa come della greca romana. No, questo è un grappling, che è un'arpa jiu-jitsu brasiliano e sambo russo. Dai. Questo che è destinato per guerra proprio. Destinazione guerra di finire persone in massimo 30 secondi. Dai. O leve spaccare tutti ossa, o soffocare, o... Dai. E lui è già un campione qua in zona. Cos'è il cintura nera? No, cintura nera è però campione di grappling, MMA, campione di kickboxing, varianta light. Leggero. Dai. Se che una persona magari quando ti assale così, sai... Sì. Ah? Ed è, oh. Ma come è preso, no? Anche se lo prendi di un braccio per una lotta, soprattutto a questa missione. Ah, è molto pericoloso. Sì, però se si può venire a vedere una sera se fate allenamento. Noi facciamo solo qui. Assolutamente. Non abbiamo spazio. Dobbiamo cercare e trovare, però è difficile, perché è molto importante. Ah. Io sono sicuramente rinchiuso, sono ex poliziotto, con l'Accademia Militare. A dove? In Romania. Ma che la conosco? Ah? Tre volte. Ara, Oradea, Porto, Pietragnano. Ah. E da lì siamo andati a Chisinau. Chisinau, io sono da Chisinau. Dai. Chisinau, mia città. Ma siamo andati a fare una conferenza dove c'è la piazza. A sinistra c'è l'università. Ah, l'università? Sì. Magari è un'università statale. Sì. Un po' in su. Sì. Ma ci sono tante università in città. Sì, questa capitale di Moldavia, sono proprio di Moldavia. E siamo andati a fare, hanno fatto una festa folkloristica all'interno di un castello. Castello in Moldavia, sì. O in Romania? No, a Chisinau. Chisinau è un castello? Un castello all'interno, e
dopo pintò tutte le mura, così che erano quel vestito folcloristico delle ragazze, cioè con quello lungo. Sì, Moldavia. Però parlano ancora rumeno. Sì, loro parlano russo, era vero. Sì, io sono più notte, però sono nato in Moldavia e ci sono finito una felice. Ma quanti anni di polizia? Vieni o adesso quando sono? No, di servizio. Di servizio 4 anni e 6 mesi. Perché io devo fare 25, però non ho fatto perché sono andato in Genova, perché lì pagano per me la famiglia, tutto affittare l'appartamento. Perché sono andato a lavorare. Perché sono più un po' di più. Ah, piacere. Sì, sono in pensione, ma... Io ho finito il congrado di office. Sì, piacere. E Ivan. Sai che ci vediamo, fatemi vedere qualcosa, o qualche... Sai perché? Non è cosa, ma vai sulle grandi città, Milano, alla Italia, ma io ho il film in Belgio, e il film in Belgio, l'arrivava alla, diciamo, adesso passare, per non essere vuoto, diciamo, vi dimostro io non sono che vi ho visto con questa divisa. Era ecco, quella verde, quella confinante, verde. No, no, adesso è nera. Nera adesso? Divisa nera. Di gala, diciamo, per uscire con il banco. Questo ordine che ho finito accademia di Stefano Ciumare, e poi ce l'ho un ordine di, come un triangolo, così troppo. Quello mostra che questo è il mio plutone, il mio caderno, il mio ana. Sono poliziotto. Non è piacere. Grazie per noi. Ma dai, è un piacere. Se vuoi, ti faccio conoscere anche i colleghi. È un piacere. E dopo faccio parte della situazione della Polizia Internazionale. Così ho contatto con quella, diciamo, Jugoslava, Ungheria, Praga. Se volete. Praga, abitate, abiti qua? Sì, io posso prendere il prossimo volo. Ah, bene, bene. Ora 3-3-4. 5-9, 5-8, 0-9-2. Tu sei? Ivan. Samuele. Ma per Vaco, è un piacere. Sono abituato a tenere il percorso. Comunque, Vaco è molto interessante. Se anche sia le donne o anche i giovani, insomma, sono aperto anche... Non magari per fare del male, ma... No, giusto che noi facciamo come una carta per imparare, per studiare il corpo umano, per conoscere il senso, come una filosofia. È peccato. Sì, una cosa per salute, per... No, guarda, anche a Bruxelles, così, sempre per gli autobus. Marco, ragazzi, allora sta facendo un po' di tempo, se uno va via con il mal di stomaco, sempre dico che non deve usare arte contro una persona sconosciuta e impreparata. E dove è? Perché lui è molto potente e dico non deve usare, meglio dire scusa, però ci vede uno che ti aggredisce. Invece anche di là ci sono limiti. Non deve toccare organi. Lo senti subito. Bloccare, immobilizzare, chiamare polizia, non uccide. No, comunque il capo magari. Discriminazioni questo, sì. Ah, sì? Sì, sì, ma hanno inventato un ucraino e un israeliano. Sì, è bravo. Un ucraino che ha fatto judo e un israeliano che ha fatto non so karate o qualcosa, hanno unito e sono fatto Krav Maga. Sì. Questi professori qua, tolti dalla giudizio, sono andati a dire che mi trovo bene. È una roba. Sì, allucinante. Sì, è un piacere e auguri. Grazie. Ciao. Tuo telefono, amico? No, no, no.